Uomini e donne gossip, Giorgia Caldarulo beccata con Cameron Dallas. Giorgia Caldarulo di Uomini e donne bacia Cameron Dallas a Milano. Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice del tronista di Uomini e donne, Paolo Crivellin, è stata fotografata mentre bacia un ragazzo. Lo scatto è avvenuto a Milano, alla sfilata di moda per Dolce & Gabbana, sotto lo sguardo di moltissima gente. Il ragazzo in questione è Cameron Dallas, famoso youtuber, attore e modello statunitense. Quest'ultimo ha pubblicato il misterioso scatto di spalle sul suo profilo Instagram e alcune fan hanno espresso la loro felicità per il fidanzamento, altre invece si sono dimostrate dispiaciute. Sul profilo social dell'ex corteggiatrice però non c'è traccia di questo presunto fidanzamento. Una delle ultime foto, anzi, la ritrae in compagnia dell'ex corteggiatore di Rossella intellicato, Alessandro Basile. Tra i due pare ci sia una bellissima amicizia e il ragazzo era presente ieri alla sfilata. Avrà assistito al bacio tra la sua amica e il giovane attore? Proprio sotto una foto pubblicata da Giorgia in compagnia di Alessandro, qualcuno chiede conferma del suo fidanzamento con Cameron Dallas. Arriverà? Sotto alla famosa foto che sta facendo ormai il giro del web e ha ricevuto numerosissimi like, lo youtuber scrive, "Official taken, ufficialmente fatto, accompagnato da un cuore". Queste poche parole potrebbero essere sufficienti per dare l'ufficialità del fidanzamento tra i due. In realtà Giorgia non ha confermato né smentito la notizia. Sono tre le foto che ritraggono il momento del bacio e l'ex corteggiatrice di Crivellin non sembra affatto dispiaciuta. Dopo l'eliminazione dal programma pomeridiano di Maria De Filippi, la ragazza pare essersi consolata piuttosto bene. Davanti ai fotografi, dopo averla baciata, il modello statunitense l'ha definita addirittura la sua regina. È nato qualcosa tra i due giovani o si tratta solo di un semplice servizio fotografico? Ricky, un nuovo modello alla sfilata di Milano. Riccardo Marcuzzo, Ricky, secondo classificato della scorsa edizione di Amici, ieri per la prima volta ha tolto i vestiti da cantautore per indossare quelli firmati da Dolce & Gabbana. Il cantante di Sei Mia, infatti, ha sfilato per la linea uomo dell'importantissimo brand. Un'occasione per conoscere meglio il campo della moda e chi ci lavora, anche lui ha conosciuto Cameron Dallas, lo testimonia un selfie sul profilo Instagram di Ricky.